Allora, seconda parte di questa nostra puntata nuovamente in diretta con i due mister Cornacchini e Favo in vista di domenica prossima. Tanti sms perché, insomma, chi ci sta, chi è da casa, chi ci sta seguendo ha tante curiosità per loro. Cominciamo a leggere alcuni dei tantissimi che ne sono arrivati. Era. Cominciamo da questo. La pregherei di mandare questo messaggio a mister Cornacchini. Domenica vorrei che giocasse con il 4-3-3. Con tre centrocampisti che ruspano. Chi sono questi tre? Cioè, allora facciamo così, chi ci ha scritto questo sms può dare consigli. Gli altri che ruspano. Oh, però ecco, il modulo, il 4-3-3 è stato, sì, diciamo, la linea guida per ora. Ieri c'è stata invece la prova del 4-2-3-1 che già era stata fatta con l'angolana. È una squadra che può giocare lo stesso nel 4-2-3-1. Anche con Renato Curi Angolana abbiamo avuto tantissime occasioni per fare gol, non siamo riusciti a fare gol, ma è una squadra che ci può giocare, soprattutto nel momento in cui manca Mattia Biso, devi assolutamente giocare così perché non hai un giocatore che possa sostituirlo per le caratteristiche che ha e quindi si può cambiare tranquillamente, però cambia poco, vuol dire. Altro sms, Ela? Scrive Davide, quest'anno credo che l'Ancona possa fare bene fino alla fine. Domenica sarà una bellissima partita e credo che con un mister vincente come Cornacchini potremo fare benissimo. L'importante non è giocare bene o male, ma vincere. E come mi dice sempre il mister, siete proprio una bella squadra, in bocca al lupo. Questo posso capire di chi è questo, sì, messaggio. Bene. Si può dire? No, non lo diciamo, ma penso di averlo capito. Allora faccio una domanda prendendo spunto da questo sms. Quarta vittoria filata con quella di ieri, che cos'è cambiato nell'ultimo periodo in questa Ancona? La trasformazione secondo me è avvenuta nella partita con la Vispesero. Quando tu hai giocatori che hanno qualità come possono essere Bondi o Tavares o anche tutti gli altri, insomma, ma che hanno giocato esclusivamente in categorie superiori e vengono da un anno dove... Rafa e Bondi è un anno che in pratica non ha giocato perché è stato in Brasile ma non ha giocato nessun tipo di campionato, non è che perdi la condizione atletica ma perdi la mentalità, questa cattiveria agonistica che ho visto nella partita contro la Vispesero, e da lì mi sembra che sia cambiato qualcosina. E allora altro sms, visto che è cambiato qualche cosa, vediamo. Mister, per caso lei si aspetta qualcosa di più da qualche giocatore in particolare? No, io sono contento sia da chi gioca, ma anche quelli che hanno giocato un po' di meno, ogni volta che li ho messi nella condizione di giocare, secondo me hanno fatto bene. Sono molto contento degli under che si stanno dimostrando di personalità, soprattutto per giocare ad Ancona non è facilissimo. Quindi sono contento. Allora, altro sms? L'Ancona può vantare una rosa ampia che dà garanzie. Ieri lo abbiamo visto, diamo merito a Marcaccio. Visto che c'era anche un altro sms che sto cercando in cui le chiede di un giudizio, insomma, su Marcaccio che non conosceva prima di trovarlo ad Ancona. Io l'impatto è stato positivo, mi piace molto. Mi piace molto perché è un uomo concreto. Non ha presunzione, ma è uno che sa di calcio, uno che ci puoi parlare di calcio. E poi è molto concreto, insomma, sa fare il suo lavoro e secondo me ha lavorato benissimo. Ha lavorato molto sull'aspetto sia mentale ma degli uomini, quello che poi gli avevo chiesto anch'io. E soprattutto alla base, quando tu vuoi fare qualcosa di importante, devi avere soprattutto gli uomini, poi i giocatori. Soprattutto in una piazza difficile come questa di Ancona, dove non aspettano, dove le critiche sono tante, se tu non hai... E i vecchi, i grandi, gli over che hanno gli attributi, insomma, qualche difficoltà tu lo puoi andare a trovare. Mi sembra che abbia scelto benissimo, sono molto contento, io mi trovo molto bene. Ho trovato quell'SMS che mi serviva per metterlo in onda, perché c'era anche un'altra domanda. Buonasera mister Cornacchini, conosceva Marcaccio come DS, cosa si aspetta dal mercato di dicembre? Non aspetto niente, io sono contento, ripeto, della situazione che è, chiaramente con l'infortunio di Paoli, un giocatore che ha le caratteristiche di Paoli non ce l'abbiamo, adesso il direttore però si sta muovendo, non sta neanche a me a chiederlo, quando tu hai fiducia di una persona, di un direttore sportivo così, ti dico che sinceramente non mi creo nessun tipo di problema perché so che sa fare il lavoro suo, quindi non c'è nessun tipo di problema. Alcuni sms anche per mister Favo, cominciamo con questo.
Una domanda, lei si vuole togliere qualche sassolino? Poi ce n'era un'altra che le chiedeva di dirci a distanza di 2 anni, perché era stato mandato via nella sua prima esperienza ad Ancona, pur essendo secondo in classifica. Quindi se vuole. Ma Sassolino ho già risposto prima, nel senso che non c'ho nessun Sassolino se non il fatto di fare risultato per la squadra che alleno in questo momento, quindi mi sembra una cosa assolutamente normale. Per quanto riguarda, io credo che lo sappiano tutti, ci furono divergenze di mercato, a un certo punto, nonostante mi sembra 7 vittorie di fila, proprio alla 10ª giornata mi sembra, sì, con 25 punti in 10 partite, ci fu qualche problema legato a qualche giocatore, che più di qualche giocatore, ma sono cose che sono uscite anche sui giornali, quindi sono cose che stanno anche i muri, quindi voglio dire, sono cose vecchie che si sono state chiarite poi nell'anno successivo. Io l'anno scorso ho riavuto un rapporto con Marinelli molto buono, quindi non ho assolutamente problemi con questa società, vengo volentieri a giocare la partita assolutamente per fare risultato, anche con un tantino di presunzione, perché comunque abbiamo una squadra secondo me tecnicamente valida, e sicuramente verremo a fare la partita per poter avere un risultato positivo, ma credo che sia nella normalità quando si possiedono dei giocatori in organico come ce l'abbiamo noi. Come Marinelli, che non guarda mai indietro nel momento in cui ha ridato fiducia a mister Favo per la parte finale della scorsa stagione, ha di fatto ammesso l'errore di un anno prima, quando solo il Teramo andava più forte, poi credo 1 o 2 punti in più di quell'Ancona, che come diceva giustamente mister Favo ha fatto ben 7 vittorie consecutive, poi fu fatale la sconfitta al Benelli di Pesaro e poi il pareggio a Riccione. Altro SMS era? Grande mister Favo, se ci fossi stato dall'inizio staremmo primi, Ancona trema, stiamo arrivando. Com'è cambiata intanto la sua squadra, come l'ha cambiata, come l'aveva trovata e ora invece a livello di qualità? Quando sono arrivato ho trovato un ambiente molto giù, ma più che altro perché per forza di cose quando c'è un allenatore come Guido Di Fabio, che aveva un rapporto bellissimo con i giocatori, con la piazza, aveva vinto il campionato di eccellenza, aveva fatto i playoff da protagonista, per forza di cose c'era un ambiente dopo un derby perso a Civitanova che è la partita della vita, è come giocare anche con Ascoli, quindi voglio dire è una partita persa 3-0, così come fu persa quella partita, sicuramente era un ambiente un po' demoralizzato, mi ricordo si parlava addirittura di retrocessione, di una squadra veramente fatta male, fatta con i piedi, veramente fu un momento particolare, ci siamo tirati su, la Presidente è intervenuta massivamente sul mercato perché ha preso dei giocatori di qualità, e quindi ricompattare l'ambiente, ricompattare il gruppo, dare fiducia comunque a quelli che c'erano, mettere dentro qualcosa che ci desse ulteriore qualità e poi predisposizione al lavoro di un gruppo sano, di un gruppo vero. Mi riferisco soprattutto a gente come ben fatto Arcolai, che danno l'identità di appartenenza di questa maglia. Giocatori come Orta stesso, cioè giocatori che veramente ci tengono alla maglia che indossano e accettano tutti quelli che sono arrivati, sono stati accettati ben volentieri, tant'è vero che attaccanti come Ambrosini le ultime 3 partite mi pare ha fatto 3 gol e 2 assist, quindi voglio dire era venuto già allenato, ma conoscevo il valore del ragazzo come lo conoscono ad Ancona, ma ha avuto una velocità di ambientamento devastante, e questo vuol dire che il gruppo è un gruppo importante. Secondo me eticamente è molto importante avere dei gruppi sani, al di là dei gruppi qualitativamente forti, se sei un gruppo sano secondo me vai avanti. Allora, un altro SMS intanto per Cornacchini. Cornacchini, lei si sente di sposare un lungo progetto con l'Ancona? Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io? Beh, bisogna vedere se te lo fanno sposare. Questo progetto. Vabbè, se fosse. I progetti. Quando si parla di progetti ci credo un pochettino poco. Io sono molto, molto predisposto a pensare al presente senza poi pensare a quello che possa accadere, perché qui veramente, non qui, dico in generale, le opinioni e le condizioni cambiano molto velocemente, quindi bisogna pensare assolutamente al presente.
Chiedo alla regia di fare un salto sulla scaletta. Andiamo ad ascoltare le parole di William Pizzi e di Morbidelli, autori ieri delle loro prime reti con la maglia dell'Ancona in campionato. Per Pizzi poteva essere anche una doppietta, ma Tavares ha toccato proprio la palla sulla riga. Detto questo, ascoltiamo le loro parole e poi torniamo in diretta. Lo cerco da tanto, ringrazio il mister che mi ha dato la possibilità di entrare oggi. Sono molto contento, anche perché ci stavano i miei genitori, quindi sono molto contento di aver fatto questo regalo a loro. È stato il primo gol, anche sotto la curva, che è stato bellissimo, dato che non avevo mai giocato in uno stadio così grande, con una curva così piena, e quindi sono molto molto contento di aver fatto questo gol, e lo dedico a tutti, alla squadra, alla mia famiglia e ai tifosi. Io sto benissimo qua, sto contentissimo, mi trattano benissimo la squadra, sto benissimo, quindi non penso a queste cose, anzi non voglio che mi si dicano queste cose, perché penso solo ad allenarmi e quando il mister mi chiama in causa di giocare e di fare bene. Poi per l'altro resto penso a Donato, queste sono cose sue. Giocare fa sempre piacere. È un periodo dove sto dando poco spazio, ma sono consapevole che davanti ho gente di categoria superiore. Io cerco solo di imparare da loro, di allenarmi sempre al meglio e di sfruttare le occasioni che mi vengono date, come in questo caso al Mizzo, come in altre partite. Quindi è importante allenarsi sempre al massimo e essere sempre pronti quando viene chiamato in causa. L'ho voluto battere, diciamo, per forza, perché avevo voglia di fare gol e di... anche perché fare gol fa bene e tira su il morale, diciamo. Una partita importantissima, importante, ma come tutte le altre, come questa qua adesso che abbiamo vinto. Cercheremo di dare il massimo e sicuramente con la nostra forza porteremo a casa i 3 punti che sono fondamentali. Allora, queste le parole di Pizzi e di Morbidelli. Pizzi ha anche commentato le voci secondo cui, insomma, il procuratore si muove per cercargli un'altra squadra al mercato di dicembre. È lo stesso Pizzi che però ha detto: io sono contento qui. C'è una domanda proprio in merito al futuro di Pizzi, la leggiamo Ela tramite Buonasera, SMS. Buonasera, una domanda in merito a Pizzi dell'Ancona. Ma è definita la sua partenza a gennaio? Spero di no, perché sarebbe una perdita importante per l'Ancona. Io penso proprio di no, voglio dire, un 94 che ha quelle caratteristiche lì, a meno che lui proprio non faccia impossibile per andare via, ma mi sembra che sia una cosa improbabile, insomma. Lui troverà spazio davanti, insomma, davanti a giocatori importanti, quindi trovare spazio non è facilissimo. Appena ho la possibilità cerco di metterlo dentro, perché è un giocatore che soprattutto nei minuti finali può essere devastante. Forse è più probabile la partenza di Buriani. La partenza di Buriani non so, andrà a valutare, vediamo. Dopo la lite, insomma, in allenamento. Sono cose anche lì, dico, io sono stato contento, per assurdo, no? Uno dice un matto, uno che dice una cosa del genere è un matto, però per assurdo, quando parlo di uomini veri, di grandi che si fanno rispettare dentro lo spogliatoio, è stato proprio l'esempio lampante di come lo spogliatoio è compatto e unito. Quando uno, che può essere giovane o vecchio, esce un pochettino fuori dal seminato, va ripreso, e mi sembra che la squadra l'abbia fatto nella maniera giusta, però vediamo, non so. Poi dipende anche da lui che intenzioni ha, insomma, per noi è un giocatore lo stesso che ha le buone qualità, quindi ci può servire. Altro SMS invece su Degano, lei ieri ha parlato anche di lui, no, in conferenza stampa. Ci scrive Gianni: mister Cornacchini, come si fa a dire che Degano non è un esterno? In Serie B con il Pisa ci ha fatto nero giocando sulla fascia. Vogliamo vedere Degano, Tavares e Bondi insieme. Sì, beh, ieri comunque è successo. Ma non giocando da esterno lì. Io non lo vedo come esterno, io penso, a me è una classica seconda punta, gli piace giocare in corto, gli piace giocare sempre, quasi sempre con le spalle girate alla porta, viene sempre corto a prendere la palla. Io dico, gli esterni per me sono altri, voglio dire, ma non perché sia un giocatore che non ha caratteristiche di corsa, ce l'ha, ma un giocatore che ha tiro, che gli piace giocare dietro la prima punta. Io la vedo in questa maniera qua, ma probabilmente sbaglia. Allora, altra domanda su un singolo che si sta mettendo in mostra in questo inizio di campionato e che è stato allenato sia da Favo che, come ovvio, attualmente da Cornacchini. Quindi domanda per entrambi i mister: avete notato i progressi di Barilaro? L'anno passato non ha fatto bene con Gentilini e Favo, quest'anno sta dimostrando di valere la categoria, siete d'accordo?
I progressi non li ho visto il giocatore quest'anno, mi sembra un giocatore che ha prospettiva, per come penso io, ha tempi di inserimento notevoli, ottima corsa, buon piede, mi sembra che stia facendo molto bene, quindi io non so quello che aveva fatto l'anno scorso, il mio giudizio l'ho dato da quest'anno, mi sembra che sia un ragazzo che ha delle qualità importanti. No, è un buon giocatore, io ne parlavo adesso proprio con Giovanni, è un giocatore che ha un campionato in più in Serie D e quindi conosce le problematiche di giocare per l'Ancona, quindi ha fatto il callo alle critiche e quindi per forza di cose si migliora, gli under migliorano anche per quello. Anch'io sono un giocatore che ho riportato dentro, Russo, che sembra un over perché i campionati in più servono a capire i propri errori. Si vede che Barillaro non è un under di primo pelo come può essere un 95 perché ha esperienza di un campionato importante ad Ancona con delle critiche alle spalle che si è probabilmente che ha sofferto l'anno scorso, adesso si porta dietro una scorza che gli serve a migliorare, insomma, quindi sicuramente le doti che aveva ce l'ha ancora, adesso sa cosa significa giocare ad Ancona. Due sms, uno per ognuno dei due tecnici. Vai mister Cornacchini, la Nord è con te, cattiveria e grinta, sfondiamo questo campionato. Ecco, queste due parole l'hanno sempre accompagnata, no? Lei è solo questo, tra virgolette, nel senso, perché poi magari finisce per limitare, insomma, il giudizio. Non lo so, ma non è una cosa che anche lì mi interessa poco. Sicuramente queste due qualità mi piacciono. Cattiveria, sì, egoistica, certo. Mi piacciono i giocatori che abbiano del temperamento, quello assolutamente, ma insomma mi piace anche vedere giocare bene la squadra, cioè, non è che mi piace solo quello, quindi, però sicuramente sono due qualità che mi piacciono. SMS per Favo. Mister Favo ha trasformato la squadra, è un piacere andare la domenica allo stadio, abbiamo un centrocampo mai visto a Macerata, grande qualità da categoria superiore. Mister, per favore, faccia giocare i quattro moschettieri ad Ancona, forza Rata, Francesco. Ma noi in questo momento abbiamo un problema legato a anche domenica abbiamo giocato con un under in più. In effetti nessuno l'ha detto, abbiamo giocato con 5 under e ho dovuto sacrificare un giocatore importante per la seconda volta come Ruffini, perché avendo il portiere 93 e chiedendo un certo tipo di solidità avevo giocato con Russo terzino 93, quindi sicuramente in questo momento abbiamo questa problematica non avendo un altro tipo di un portiere più piccolo per poterci consentire, perché abbiamo Ciocca che si è fatto male il 94. Quindi questa problematica ce l'abbiamo, io giocherei sempre con i tre over a centrocampo perché confermo che effettivamente sono tre over di grande qualità, tutti diversi come caratteristiche gli uni dagli altri, che si assemblano bene e spero di fare in modo che possano giocare tutti e tre insieme domenica. Allora, ci fermiamo per un attimo perché adesso è il momento della prima puntata di una rubrica nuova che parte quest'anno, come sempre con il nostro sponsor Ela. La lanciamo. Esatto, la rubrica Qualità Amore di Giulia Dionisi, titolo Il migliore in campo. Ciao a tutti, siamo qua da Qualità e Amore con il nostro amico e sponsor Giuseppe Cingolani e siamo proprio nella prima puntata del migliore per Giuseppe Cingolani, quindi il migliore di ogni domenica sportiva. Secondo me il migliore in campo non è stato un giocatore, per me è stato, ti dirò, guarda, perché per me è tutto, tutti sono importanti, come qui a Qualità e Amore tutti sono importanti. Il massaggiatore dell'Ancona perché ha fatto il doppio lavoro, ha fatto il servizio sia per la nostra squadra che per la squadra avversaria. Penso che sia una cosa unica in Italia, una cosa del genere. Non per dire hanno pranzato da Qualità e Amore i giocatori, perciò sicuramente è stata la svolta, l'energia di Qualità e Amore che ha dato la squadra. La spinta, secondo me, ha funzionato. Come noi quando siamo al banco, in macelleria, chi c'è davanti? Noi diamo sempre il massimo per la qualità e per far stare contento il cliente, in questo caso il tifoso e l'abbonato dell'Ancona, come ogni lunedì, che noi facciamo il 50% di sconto. Quando l'Ancona vince o pareggia, ma siccome io vince, 50% di sconto a tutti gli abbonati su un banco riservato, tutti pronti, preparati, carne buona, fresca. E poi il venerdì adesso faremo anche la sfida della bistecca, che è una sfida tra tanti mangiatori di carne. Chi vuol venire, il primo che
che finisce la bistecca da 1,5 kg non paga. Gli altri pagano un prezzo politico, un prezzo molto, molto, molto conveniente. Perciò io vi aspetto a Qualità Amore e con l'augurio a tutti i tifosi di festeggiare ogni domenica e ogni lunedì con noi. Bene, grazie mille Giuseppe, quindi ci ricorderemo di questa sfida anche che c'è ogni venerdì. Come no? Ogni venerdì, quindi di novembre. Facciamo questo. Quindi dici che ce la posso fare io a finire questa bisteccona? La nostra carne è eccezionale, è molto tenera, perciò guarda, ci sono tante donne, belle donne come te che vengono a mangiare al nostro locale e dicono io la carne che mangio qui da altre parti non riesco a mangiarla, i piatti tornano indietro vuoti e quella per me è una grande soddisfazione, è come quando tu vedi l'Ancona prima in classifica, io vedo Qualità e Amore nella preferenza prima in classifica delle donne, perché se il locale piace alle donne, piace a tutti. Bene, siamo contenti, anche quindi sicuramente verremo in molte, anche io con le mie amiche magari, così anche chi vuole, loro sono qui e noi anche siamo qui. Ci vediamo alla prossima puntata, il meglio per Qualità Amore con Giuseppe Cingolani, grazie al nostro sponsor e anche al nostro amico. Ciao a tutti, alla prossima Forza puntata. Ancora. Forza Ancona! Allora, prima di andare in pausa, alla nostra seconda pausa, c'è un SMS che intanto scatena un po' i ricordi dei nostri ospiti. Domanda per i mister, vi siete mai incontrati e scontrati da giocatori? Sì, se ne parlava adesso, sì, sì. Sì, sì. Abbiamo avuto due o tre. Abbiamo avuto due o tre esperienze, poi abbiamo giocato anche insieme in una nazionale, eravamo un po' più giovani. Eravamo nazionali di Serie C, tutti e due, quindi parliamo ventenni, no? Più o meno. Sì. Chi ha vinto la calciatura? Cosa? Chi ha vinto delle sfide da... Mi sa che ci siamo divisi, qualcuno l'ho vinta col Palermo, qualcuno l'ha vinta lui col Perugia, ma ha fatto con lui, io ho fatto con l'io. Sì, sì, ci siamo divisi sfida. Un po'. Erano belle sfide poi. Lui giocava a Perugia, io a Palermo, campionati veri, campionati con tanta gente allo stadio, non quelli di adesso. Era un calcio diverso, sì. Meno televisione, più stadio. Beh. Grazie per la meno televisione. Meno televisione, no, dal punto di vista non delle le trasmissioni come questa ci sono sempre state. Benissimo. Meno televisione dal punto di vista, sì, sì, diciamo, no, delle... meno Sky esatto. Meno Sky e più campo. Allora, prima di andare in pausa, la classifica marcatori, decima giornata, ce l'aggiorna il nostro amico Aldo, che salutiamo come lui saluta noi, anche se ci sono delle difficoltà di segnale che presto metteremo a posto. Allora, in testa Ceccarelli del Sulmona con 8 reti, poi Cacciatore del Matelica con 7, Degano Sivilla, Tavares dell'Ancona, Berardi della Isina, Nomana della Recanatese, Pedalino della Miternina, Esposito del Giulianova e D'Angelo del Sulmona con 5, Stefanelli del Fano, Borrelli Cavaliere della Maceratese, Api del Matelica, Dos Santos del Giulianova, Genchi e Miani del Termoli con 4. Ci fermiamo, Ela? Ci fermiamo di nuovo per una piccola pausa, rimanete con noi che ritorniamo tra poco con la terza ed ultima parte.